Eccoci con Marika Fruscio, un'invitata a questo evento, a questo primo Gran Galà. Sì. Ecco, cosa pensi di questa iniziativa? Che benvengano, nel senso che comunque per una causa importante, i defibrillatori sono degli attrezzi indispensabili, specialmente per quanto riguardano le attività sportive e soprattutto per il calcio. Abbiamo visto anche tanti campioni che purtroppo ci hanno lasciato e quindi questa potrebbe essere veramente una delle prime manifestazioni, poi per promuoverne naturalmente altre a favore proprio dell'utilizzo di questi defibrillatori. Ecco, dopo l'evento ti vediamo sempre nei canali come grande sostenitrice del Napoli, qui stiamo in provincia di Napoli. Come vedi questo Napoli? Un bel augurio per il prossimo anno, per vincerlo finalmente questo scudetto. Io spero di sì, che anche l'anno prossimo possa essere un anno proficuo e soprattutto di grandi soddisfazioni, come l'abbiamo avuto anche quest'anno. Quest'anno ci è mancata la ciliegina sulla torta, che è lo scudetto. Siamo andati lì vicino, siamo stati campioni d'inverno, però non siamo riusciti poi a coronare quello che era il sogno di tutti i tifosi del Napoli, cioè quello di prendere il tricolore. In caso di vittoria del prossimo anno, cosa prometti i tifosi del Napoli? La Ferrini del 2001 promise uno spogliarello. Ma io quello l'ho già fatto, quindi siete un po' indietro. Siamo indietro. Italia, insomma, ho dato del mio. E appunto, lo scudetto, c'è qualcosa. Scudetto, speriamo che possa ripetere uno spettacolino tra virgolette simili, però naturalmente uno scudetto dietro front, quindi vedrete il lato A e il lato B, dai, mettiamo. Vabbè, dentro, no, anche sì. Si lamentano che voglio sempre vedere il lato A, mettiamo dentro pure il lato, lato B. B, quindi lato A e lato B per, esatto, lo scudetto. Per lo scudetto abbondiamo. Abbondiamo per lo scudetto, okay. Speriamo bene allora che tutto ciò avvenga. Speriamo, intanto vi ricordo di seguirmi su 7 gol dalle dirette, le telecronache mie e di tutti gli opinionisti presenti in studio ogni domenica, e quindi vi do un bacione grandissimo e forza Napoli sempre.